Che cosa stai facendo, nonnino? Sto preparando un bel pastone per i maiali. Lui raccoglie tutto quello che scartano nel colcos. È fatto così, lo conosci? I bestiame e bestiame. Per piacere, vuoi darmi una mano? Ecco, grazie. Maiali vecchi, galline che non fanno più uova, un vitello stupido. E lui continua a dargli da mangiare. Non ti agitare, vecchia mia. Nelle grandi città non si sta molto male, sai. Mi manca molto Kiev. Quando ero là ho visto una commedia che raccontava di tre sorelle che volevano andarsene a Mosca. Sorelle? Che sorelle erano? No, era a teatro. Ero convinta di andarci anch'io. Invece sono qui, bloccata a Pripyat. Io ringrazio Dio che ti abbia mandato qui. Così quando nascerà il bambino potrò darti il mio aiuto. Lo so bene, nonna. Continui a fumare troppo. Ma che importanza vuoi che abbia? Ora è primavera. Guarda, le oche volano al nord. Devo darvi un'idea del nostro lavoro qui all'Università della California nel campo della leucemia. Mi chiamo Robert Gale, sono medico internista, ematologo, oncologo e immunologo. La leucemia è un cancro del midollo che provoca un numero eccessivo di globuli bianchi. Nota, ricordati di preparare delle diapositive più semplici. Quelle dell'ultima conferenza erano troppo tecniche. In un trapianto, il midollo del paziente leucemico, che produce globuli leucemici. Allora, questo tizio è un fumatore. E sembra che abbia un piccolo nodulo qui al polmone sinistro. Voglio rifare le lastre per essere certo. Chiamo il paziente, gli dico ciò che ho trovato e gli chiedo di tornare qui. No, non farlo. Spiegagli. Spiegagli che c'è stato un difetto nelle sue lastre e che perciò dobbiamo ripeterle. Non vedo perché raccontargli una bugia. Senti, Dave, non puoi rifare le lastre prima di una settimana. Perché l'amico durante tutto questo tempo deve credere di avere un tumore? Ma forse ha veramente un tumore. Sì, lo so. Ma sta a sentire. Devi aspettare per poterlo sapere. Lascialo tranquillo. Dottor Gassner, il mio paziente ha 46 anni. Ha una leucemia avanzata e ha bisogno del Fudarbil. Per quanto riguarda questo tipo di farmaco... Sì, lo so che ci sono delle regole severe sulla consegna di farmaci sperimentali, ma... Infatti. Senta, parliamone con calma. Ha 9 delle 10 condizioni richieste. Ha superato il limite d'età. Sì, ha superato il limite di 45 anni, ma è ridicolo, perché l'ha superato da 3 settimane. Non importa, se l'ha superato... No, aspetti un momento soltanto. Sta dicendo che deve morire perché ha superato di 3 settimane questo limite? Non l'ho stabilito io, è nella lettera. Può stare certo che farò di tutto per procurargli quel farmaco. Vuol scavalcare la mia autorità? No, non scavalco l'autorità di nessuno, sto cercando soltanto di salvare una vita. Valeri, su, svegliati. Sono già sveglio. Muoviti, se no farai tardi. Lo so. Alex è alzato? No. Bene. Allora, ti sei divertito ieri sera? Sì, è molto. Dovevi vedere l'ultima rete. Alyosha ha fatto un cross incredibile verso l'area di rigore e Alex, ti giuro, con un balzo di 3 metri ha messo dentro il pallone a fil di palo. Dovevi venire. Non mi sentivo bene. Lo so. Ma non sapevo di vomito mattutino alle 5 del pomeriggio. E io non sapevo che una partita di calcio dura oltre mezzanotte. Non così tardi. E poi stavi dormendo molto sodo. È facile per voi maschi. Voi avete un mondo vostro qui a Pripyat. Almeno a Kiev riuscivo ad andare a teatro con le mie amiche dell'istituto. O qualche volta al balletto. Ma io lavoro qui. Non si può essere sergente dei vigili del fuoco di Chernobyl e andare al balletto di Kiev tutte le sere.
Senti, che cosa sta succedendo? Questo test si fa o no? Chi diavolo lo sa? Alle 2 il sistema di refrigerazione del reattore era già spento. Poi il controllore della griglia ha chiamato da Kiev. Vuole la potenza massima per altre 8 ore. Ah, vuole questo. Perché? Sarà un caso speciale, forse. Sua moglie dovrà usare l'asciugacapelli. State attenti. Era il controllore della griglia da Kiev. La potenza del numero 4 non serve più. Possiamo andare avanti col test. Baris, che potenza è il reattore ora? 8,50. Il reattore 4 è pronto per il test. D'accordo. Allora riprendiamo il test da dove l'avevamo lasciato. Lei ti vuol bene, non scordarlo. Non so se vuole bene a me. Che cosa è stato? Qualche bastardo ha gettato un mozzicone acceso nel cestino della carta straccia. Ah, un grosso incendio? No, Valeri ci ha pisciato sopra. Ehi, bella partita ieri, eh? Sì, ma con l'aiuto dei miei amici, vero Alyosha? Certo. Sei in gamba. Sì. Tutto bene? Bene. Davvero? Lei si annoia. Dovevo tornare subito a casa ieri. È incinta, cosa pretendi? Oh, tu sei un esperto. Già, il mio prossimo nasce domani. Che cosa intendi fare? Domani dopo il turno andrò in quel campo e raccoglierò dei fiori. Perché? Niente. Sì, raccoglierò un po' di fiori, glieli porterò e glieli metterò in grembo. Fyodor, la potenza del reattore è tra 700 e 710? No, sta calando. È già sotto i 250. È troppo bassa. Non si potrà fare il test con questo livello. C'è qualche guasto agli strumenti? No, guarda qui. È confermato. Non so perché risulti così basso. Le barre di controllo, forse un indicatore difettoso. E qual è? Il secondario. Vi avevo detto di regolarlo sui 1200 megawatt. Beh, lascia che vada a controllarlo. Grisha, non ti avevo detto di regolarlo. A me sembrava di sì. Non è regolato. Cristo. Ne ero sicuro. Prima che mi chiedessi la lettura del vapore. Comunque non l'hai fatto. Dovremmo trovare una soluzione. Beh, gli diciamo che la potenza è bassa e che il test è annullato. No. Ci vorrà un altro anno prima della chiusura per manutenzione. Il test completo non è così importante. Non dovrebbero ordinarlo. Noi lo annulliamo e tutto finisce qui. Non possiamo farlo. È la direzione della divisione che ce l'ha ordinato. Si sono già impegnati con le sedi regionali e con Mosca. Daranno i numeri se non riusciamo a farglielo. Senti, la responsabilità non è mia, ma se io dovessi... Vuoi fare una discussione, Chernov? Sei in cerca di guai? D'accordo. Portiamo la potenza al livello giusto e facciamo il test. Su, diamoci da fare. Tira sulle barre di controllo. Vania, quanto ti dà la turbina? 130. La temperatura del vapore? 276. Voglio sapere il livello dell'acqua. 51. Che cosa abbiamo? 3,50. Bene. È troppo bassa. Il test non avrà alcun valore a questo livello. Non mi interessa, noi siamo a posto. Lo stiamo facendo. Della validità ne parleremo dopo. Igor, altre 2 pompe dell'acqua al massimo. Certo. È calata la temperatura del vapore. Vapore? Sale. No, un momento. No, sta andando su e giù. Il livello dell'acqua sta oscillando. Su o giù? Su e giù. Allora, ditemi. Si muove su e giù? No. Sta andando giù. Giù. Il livello dell'acqua sta calando. Un avviso di chiusura automatica. Ignoriamolo. Ne sei sicuro? L'abbiamo fatto altre volte. Il vapore si stabilizza. Il livello dell'acqua è stabile. D'accordo. Baris, sei pronto? Continua a credere che mi lo sogna... Lo so, pensa a fare il tuo lavoro. E gli altri sistemi di sicurezza, il disinserimento della turbina? Si aziona quando le turbine si arrestano del tutto. Non c'è niente nel manuale sui test. Sì, ma è meglio che non corriamo rischi. Dobbiamo avere le spalle coperte.
Vania, spegnilo. Benissimo. Che cosa indica il reattore? Il 7%. Bene. Bene. Siamo a cavallo adesso. Bene. Come andiamo col vapore? Cronometrare quando scende a zero. Il vapore è a 287. Cosa succede? A quanto è il vapore? Il vapore è a 350 e aumenta. Livello acqua 40. No, 25. Decidetevi. Reinserisci le barre di controllo, aggiungi azoto 5. Sergente, prendi la tua squadra e vai sul tetto con delle rampe. Sì, sì. D'accordo, sul tetto, presto! Di qua, da questa parte! Muoviamoci! Manda alcuni uomini alla sala generatore. Sì, signore. Presto, voi due alla sala generatore. Chiama Kiev, allarme stadio 3. Tutte le unità rispondono. Sì. Fate presto! Attaccate anche le pompe! Forza, muoviamoci! Manda su gli altri uomini! Aprite l'acqua! Presto, presto! Ho bisogno subito di altre due pompe! Mandale più presto che puoi! State indietro. Dov'è Valeri? Dall'altra parte del tetto. Come può vedere, c'è stata una tremenda esplosione. Ah, lo vedo. E il reattore? Ci saranno radiazioni? Nessuno lo sa, tutto è saltato contemporaneamente. Ah, la scala che porta su è bloccata. Non so come, ma dobbiamo salire sul tetto al più presto possibile. Certo. Thank you.
Vlasenko, siamo sul tetto del reattore. Ci sono macerie ovunque, l'incendio è soprattutto sul lato nord. È saltato il coperchio del reattore, è scoperto! Presto! Presto! Andate via da qui! Come? Dammi questa bomba! Dammi questa bomba, ho detto! Ma perché? Via, scendete da questo tetto, andate via, via! Presto, vieni, dobbiamo scendere, andiamo! Dottor Vatichenko! Dottore! Senti un sapore in bocca. Com'è, metallico? Sì. Dammi la bomboletta. È ustionato. Appena arrivi al pronto soccorso, spoglialo e brucia tutti i vestiti. Lo sa che dall'altra parte del reattore è esplosa completamente la parete. Caricalo sull'ambulanza. Subito. Dammi il tuo braccio. Fratello. Sì, manderò qualcuno a prendere. Lui è mio fratello. Uno alla volta. Mio fratello. Vieni con me adesso, su. Mio fratello. Sì, sì. Qui, presto! Piano. Mettilo qui. Piano così. Sintomi di radiazione. Ha delle ustioni termiche. Da questa parte, presto! Non lo so. Presto, un'altra barella, avanti! Dove diavolo è la quarta brigata? Sarà lì fra 10 minuti. Mi serve qualcuno che azioni l'altra pompa. Non possiamo mandarli. Qualcuno ha controllato la sala cavi al sesto piano? Cosa hai detto? Qualcuno ha controllato la sala cavi al sesto piano! Ci mando subito qualcuno. Che cosa è questa storia? Sto cercando di capirlo. L'importante è restare calmi. Non vogliamo che ci sia panico. Per l'amor di Dio, il nocciolo sta bruciando! Si può circoscrivere il danno. Non riesce a capire. L'incendio sul tetto è quasi sotto controllo. Ma non è il tetto, è il nocciolo. Non lo capisce. Il reattore, il nocciolo radioattivo, la grafite nel nocciolo sta bruciando. Gliel'ho detto, compagno. Tutti i provvedimenti necessari sono vuole stati presi per controllare la situazione. Una reazione nucleare a catena è incontrollata. Compagno, si calmi. Il nocciolo del reattore potrebbe sfondare la sua base finendo nella vasca. La fusione del nucleo. La sindrome cinese. Ah. Guardi là sopra. Prodotti di fissione, il cesio, lo stronzo. Torna subito in macchina.
Non graffiarti le scarpe. E tu fai il bravo, Maggiore. Maggiore. L'incendio sul tetto. Lo abbiamo domato, quel figlio di puttana, vero? Sì, l'abbiamo domato. Ah, bene, forse ci premieranno con 2 settimane di ferie. Non pensare a questo. Un paio di settimane sul Mar Nero. Una bella tintarella. Figliolo, ci sarà tempo per questo. Ehi. Ehi, infermiere. Dove stiamo andando? Non si deve preoccupare. Non dirmi che non devo preoccuparmi. Ti ho fatto una domanda, figlio di puttana. Dove andiamo? Vi trasferiamo in un ospedale di Mosca. Devi essere in sala operatoria alle 8. Sì, lo so. Se vuoi correre un po', dovrai alzarti verso le 6. Lo so, arrivo. Oh, grazie a Dio, grazie a Dio. C'è la possibilità di un donatore di midollo. Per chi è? Nancy Johnson. Quella bambina con la leucemia. Dov'è il donatore? A Birmingham, in Inghilterra. Adesso devo telefonare a John per organizzare il trasferimento negli Stati Uniti. Ma tesoro, non è la famiglia che vive con i sussidi. Scusa, chi pagherà il biglietto aereo, il vitto e l'alloggio? Cominciamo a portare qui il donatore. Poi qualcuno ci darà una mano, forse Peter Levinson. Ma non sarebbe meglio prima essere sicuro che avrai i soldi? Meglio per me, ma non per la bambina. Non c'è tempo. Allo stadio dei Dodgers, Fernando Valenzuela ha giocato la sua partita migliore, segnando 6 fuoricampo contro i Giants di San Francisco, nell'incontro finito 6-3. La stampa Reuters cita fonti riservate svedesi nel riferire che i monitors a nord di Stoccolma hanno segnalato un improvviso aumento della radioattività nella zona. Dallo studio della direzione dei venti risulta che la fonte delle radiazioni si trova all'interno dell'Unione Sovietica. Questo fenomeno può essere attribuito a dei test segreti di armi nucleari. Ho cercato di telefonare alla caserma, ma non ci sono riuscita. Ora ti preparo un po' di tè. Ecco, hai visto? Ha fatto un doppio turno e si è scordato di chiamarti. Non suonerebbe la porta, ha la chiave. La signora Mashenko? Sì? Un momento, vengo subito da te. Dal 36 al 40 di sopra, muoviti. Che cosa vuoi? Faccio parte del comitato di quartiere. Quante? Quante cosa? Le persone che vivono nell'appartamento. 3, mio marito, suo fratello e io. Ma cosa sta succedendo? E tu chi sei? Tatiana Ulanova, sto in fondo al corridoio. Ah, non ci sono ancora arrivata. È nella Mashenko, giusto? Hai dei figli? No, no. Che mestiere fa tuo marito? Mio marito è vigile del fuoco. Senti, che cosa c'è? Che cosa è successo? Sono ormai 24 ore che non... Non posso perdere tempo a fare conversazioni. Oh, senti, non essere scortese. Gli inquilini dovranno essere pronti tra un'ora, per le 2 del pomeriggio, portando una sola valigia. Non capisco, ma che cosa sta dicendo? Non si possono portare né cani, né gatti, né canarini. Tutti devono rimanere in casa. Gli autobus si fermeranno davanti alla porta del caseggiato. Ti prego, dimmi che cosa è successo. C'è stato un incidente. Che cosa? Un incidente alla centrale nucleare. State calme, lo sfollamento durerà soltanto pochi giorni. Dove stai andando? Devo riuscire a trovarlo, potrebbe essere ferito. Hai sentito cosa ha detto la ragazza? Elena, tutto andrà bene. Perché non ce l'avevano detto? È passato un giorno e mezzo.
Fate presto, gli autobus partiranno fra poco. Affrettatevi, gli autobus partiranno. Allora non vuoi capire? Ti ho già spiegato che tutta questa roba non puoi portarla con te. Avanti, mettila giù. Sto arrivando. Per favore, cosa c'è? Mio marito si chiama Valery Mashenko, è sergente dei vigili del fuoco. Sono passati 2 giorni, ho il diritto di sapere che cosa... Mi scusi, per favore. Ma io ho bisogno di sapere dov'è, altrimenti come farò a trovarlo? Te l'ho già detto, è vietato portare dei... Ma sono dei micini. Mi scusi. Sono nati la settimana scorsa. Sa dove sono diretti questi autobus? Oh no, una sola valigia. Si porta solamente una valigia. I miei nonni vivono in un villaggio qui vicino. Come sapranno dove rintracciarli? Io non lo so. Chiariranno queste cose nei centri di smistamento. Capito? Quanto tempo staremo? Bambini, dove siete? Statemi vicino, per favore. Vieni, qui. Vi voglio presto. Io. Gliene daranno un'altra al centro di accoglienza di Kiev. Salite subito sugli autobus. Muovetevi, fate in fretta. Tutti sugli autobus. Gli autobus stanno per partire. Presto. Muovetevi. Un momento. Scenda, per favore. Perché? Ha un'eruzione cutanea sulle gambe. Sarà questione di un attimo. Ma non è niente, mi è venuto. Venga, ieri. Venga con me, andiamo. I miei figli è questione sono di un momento. Loro sono stia sull'autobus. Calma, signora, Katia. Non si agiti. Katia! Mamma! Katia! Fate fermare l'autobus. Non possiamo fermare l'autobus. La prego. Si prenderanno cura di lei. La rivedrete presto, capito? La metteranno su un altro autobus. Abbiamo imparato tutto sul reattore a scuola. L'insegnante ha detto che era assolutamente sicuro che niente poteva andare male. Ma ci hanno dato delle compresse di iodio. Penso che ci sia stata una fuga di radioattività. Lo iodio 131 resta attivo per 8 giorni. E quanto dovremo stare lontani? 8 giorni? No, il cesio 137 rimane attivo per più di 30 anni. E ci sono cose ancora peggiori, come il plutonio. 10.000 anni. Mia madre ha detto che è incinta. Di quanto? 3 mesi. 3 mesi. Che soluzione pensa di scegliere? Il villaggio deve essere evacuato. Andiamo! Andiamo subito! È un ordine del consiglio del villaggio, presto! Thank you.
vieni, vieni fuori, così va bene. Su, vieni, vieni. Presto, dobbiamo andare via di qui. No, non devi parlare così, io so quello che faccio. No, sei vecchio ormai, non lo sai, non sai quello che fai. Stai non possiamo zitta. Restare qui. Vieni, no, vieni. Senti. Fai come ti dico. Loro possono arrabbiarsi quanto vogliono, a me non importa. Ma questa è la mia casa e io voglio restare qui. Abbiamo appena ricevuto la conferma della notizia che si è verificato un incidente alla centrale nucleare di Chernobyl. Si stanno prendendo provvedimenti. Bob, stai guardando il telegiornale? Sì, infatti. Questo breve annuncio fatto nel corso dell'abituale notiziario moscovita a Vremia ha provocato congetture in tutto il mondo. Le autorità tedesco occidentali e quelle svedesi riferiscono che i russi non si sono serviti dei normali canali diplomatici e hanno chiesto consigli su come spegnere un incendio radioattivo. Sembra assodato che a Chernobyl, che dista circa 112 chilometri dall'importante città ucraina di Kiev, sia scoppiato un incendio incontrollabile in un reattore nucleare. Nell'edizione di stamattina il New York Post riporta la notizia che le vittime sono già più di 2000. Tornerò con le notizie locali tra qualche minuto. Il dottor Bortin, per favore. Sono Robert Gale, chiamo da Los Angeles. Mort, ciao. Hai visto il telegiornale stamattina? Il reattore nucleare russo. Mort, dobbiamo offrire l'aiuto del comitato per il trapianto del midollo. No, solo quello che ho sentito alla TV stamattina. Il Dipartimento di Stato ha fatto un'offerta ufficiale. Scommetto che i sovietici danno respinta. Però, Mort, noi abbiamo delle risorse di cui loro avranno bisogno, se quello che viene riferito è esatto, quella gente è in un mare di guai. Lo so, d'accordo. Certo, non accetteranno un'offerta ufficiale, ma penso di conoscere un altro sistema, Mort. C'è qualcuno che è in contatto col Cremlino. Sì, ma vede. No, no, l'illuminazione per il Renoir è tutta sbagliata. Non si vede una cifra. Non si preoccupi, prendo nota e sistemeremo ogni cosa. Senta, non ho organizzato il prestito di 33 impressionisti dall'Ermitage e dal Pushkin per farmi illuminare da dilettanti. Lo prego, dottore, non si preoccupi, tutto andrà bene. Il Renoir è mio, sa? Ce l'ho dal 1923 o 1924. I russi mi dovevano circa $100,000. Lenin mi ha detto che non avevano soldi, quindi ho accettato i mobili e i quadri che si trovavano nella vecchia villa in cui ero alloggiato. C'è una telefonata urgente da Los Angeles per il dottor M. Passalo al mio ufficio all'Occident Petroleum. Pare che sia molto urgente. È del dottor Robert Gale. Chi? Il dottor Gale. Dice che l'ha accompagnata in Israele e che l'ha incontrata quando lei era presidente del comitato per lo studio del cancro. Ah, certo che mi ricordo di Gale. Porta gli zoccoli. Vedi, dottor Hammer, l'effetto di un incidente nucleare è simile a un eccessivo dosaggio di radiazioni a un ammalato di leucemia. Sì, sì, capisco. Ma crede che avranno bisogno di risorse straniere? Ah, Bob, di quanto personale medico americano avranno bisogno? Quanto? Non riesco a sentirla, dovrà parlare un po' più forte. No, 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 assolutamente no. Non potrà trasferire le vittime in ospedali europei, tratto con i sovietici dal 21. Lenin, Stalin, Khrushchev, Brezhnev non lo permetteranno. Può darsi che io sia un poco ingenuo, ma mi chiedo se non le sia possibile telefonare e fare approvare il piano. Non farò nulla che sia in contrasto con la politica del governo, ma oggi pomeriggio mi incontro con 4 senatori del Comitato per le Relazioni Estere. Domanderò e le farò sapere. Gli esperti prevedono che la nube radioattiva proveniente da Chernobyl raggiungerà il Giappone durante la prima settimana di maggio. Gli scienziati credono che questa nube radioattiva si porterà in seguito al di là del Pacifico. Se il movimento continuerà nella stessa direzione, entro pochi giorni quella massa d'aria potrebbe raggiungere anche gli Stati Uniti d'America. Il signor Thomas è il capo di uno speciale gruppo di lavoro che analizza le conseguenze dell'incidente di Chernobyl. Dopo le ultime notizie, il gruppo ha affermato che la radioattività potrebbe raggiungere il Nord America già martedì. I meteorologi ritengono che le prime zone ad esserne colpite saranno alcune regioni del Canada, l'Alaska e gli stati nord-occidentali degli Stati Uniti. Copia per conoscenza al dottor Robert Gale, Los Angeles, al segretario generale Mikhail Sergei Gorbachev, tramite l'ambasciata sovietica di Washington e il ministro Anatoly Dobrynin. Egregio signor segretario generale, mi ha rattristato la notizia dell'incidente avvenuto alla centrale nucleare di Chernobyl vicino a Kiev. Come lei sa, le possibili conseguenze di questo tipo di contaminazione possono essere danni al sangue e al midollo, i quali provocano la morte circa 2 settimane dopo l'esposizione.
Il dottor Robert Gale, le cui credenziali sono allegate, è disposto a venire immediatamente nell'Unione Sovietica per incontrare scienziati nucleari e ematologi sovietici per decidere quali siano le migliori cure da applicare nella speranza di salvare la vita dei pazienti in pericolo. Io mi accollerò tutte le spese della sua collaborazione. Victor, lei è Victor? Vasilje. Senta, vorrei andare direttamente all'ospedale. No, no, no. È stato deciso, dato che sarà stanco, che deve riposare. Ho dormito in aereo. Potrò andare all'ospedale domani. Non c'è nessuna fretta. Preferirei andarci oggi. In ogni caso, uno dei nostri medici verrà a fare colazione con lei domani. Andrei a Ivoyuri. È un tipo simpatico, le piacerà. Lei è del Ministero della Sanità, Victor? Sì. Sono stato per diversi anni addetto medico dell'ambasciata di Washington. E quindi immagino che noi due andremo d'accordo. All'inizio ho cominciato come psichiatra. Attento a non picchiare la testa. Grazie. Victor, sì? Adesso mi registro, poi chiamo l'ospedale e offro il mio aiuto. No, 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 deve riposare. Victor, non parlo la vostra lingua, deve aiutarmi, stia tranquillo. Mi sente, dottor Emmer? No, è un bel appartamento, al secondo piano. Quadri molto belli. Un bel paesaggio invernale. Russo del Novecento. Sì, a colazione domani, il dottor Yuri Andreev. È un ematologo dell'ospedale numero 6 e viene per portarmi all'ospedale. No. Ascolti, dottor Emmer. Il New York Post ha torto. Non ci sono assolutamente prove, da quello che ho potuto capire, di fosse comuni per 2000 morti. Pare ci siano stati 4 decessi finora. E 30 contaminati all'ospedale 6, portati da Kiev. Perciò gli dirò... No, 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 non gli dica mai niente. Sono tutti suscettibili. Si guadagni la loro fiducia e ricordi. Nel mondo medico americano siamo abituati a manovre concorrenziali e a spillare quattrini. Scoprirà che Mosca è molto lontana dalla California. Ho studiato la sua lingua all'università, ma non la parlo bene. No, no, la parla perfettamente, dottor Andreev. Siamo felici che sia venuto. Però deve rendersi conto che abbiamo già tutta una serie di cure per delle ustioni, per le radiazioni e per ogni altro trauma che sono già in corso. Ma certo. Molti medici di Mosca e anche di altri centri di ricerca clinica sono già arrivati. Capisco. Это недоразумение. Это недоразумение. Посмотрите внимательнее. Мне принесите пропуск, я вас пропущу. Только что вам звонили из Министерства здравоохранения. Cosa succede, Victor? La guardiana del cancello non vuole farci passare perché dice che la nostra targa non è sulla sua lista. Ora ci penso io. Да я вас пропущу, а сейчас что же мне делать? Пожалуйста. Послушайте. Я вам говорю. Я не вам. Успокойтесь. Ничего не успокаивайте. Вы знаете, кого я привез? Не знаю, кого вы привезли, доктор, не знаю. Личный доктор президента Рейгана. Поймите, а вы не пускаете. Ну? Что, правда, что ли? Ну, правда, конечно. Можете сами убедиться, посмотреть. Ну, извините. Пожалуйста. Алексей, давай! Не забудьте на контроле. Che cosa le ha detto? Le ho detto che lei è un famoso dottore americano e anche che è il medico personale del presidente Ronald Reagan. Quando i primi pazienti sono arrivati da Chernobyl erano ricoperti di polvere radioattiva. I loro campioni di sangue e delle urine potevano contaminare tutte le attrezzature del laboratorio e così adesso controllano ogni persona prima di farla entrare.
Prego, si accomodi. Galina Petrovna, le presento il dottor Gale, appena arrivato dall'America. Dobro pozdravat, vzhestuyu balnitsu. Benvenuto all'ospedale numero 6. Dottoressa Petrovna. Grazie, non ho bisogno di un interprete. Dottoressa Petrovna, vogliamo esservi d'aiuto, se potremo farlo noi. Le cabine sterili sono al piano di sopra. Certo comprenderà che non potevamo aspettare gli esperti stranieri. E vari tipi di cura sono già in corso per tutti i pazienti. Capisco. Anche nella sua specialità. Abbiamo già effettuato 3 trapianti midollari e 3 trapianti di fegato. Da questa parte, prego. Vasmizie. Спасибо. Lei si rende conto? Un'infezione è il più grave dei pericoli per queste vittime delle radiazioni. Sì, è lo stesso con i nostri pazienti dopo un trapianto. Abbiamo avuto buoni risultati con i nuovi antibiotici. Forse potremmo discuterne. Ultrasuoni in una vasca d'acqua. L'avete anche voi a Los Angeles? No. Questo faceva parte dei vigili del fuoco. È salito sul tetto del reattore. Ha riportato gravi ustioni termiche oltre alle normali ustioni da radiazioni. Ha anche un danno polmonare per aver inalato i gas radioattivi. Sul torace, mentre cercava di domare l'incendio, aveva caldo e si è aperto la camicia. Le vede quelle macchie rosse? Raggi beta. Sì, non sono molto comuni. È veramente... non so se saprei riconoscerle fra tutte le altre ustioni. Io riesco. Ne ho già viste tante ormai. Nuvayal, как дела сегодня утром? Хорошо, хорошо. Bene, bene. Рвота нет больше. Ho smesso di vomitare. Alyosha, это специалист из Alyosha. Америки. Questo è uno specialista venuto dall'America. Ah, Dolzhenia будет важная persona, правда? Allora io devo essere piuttosto importante. Доброе утро, доктор. Buongiorno, dottore. Доброе утро. Может быть, он может принести мне какие-нибудь записи. Forse può procurarmi delle cassette di musica americana. Ну, Elvis, Dolly Parton. Tenterò. Постарайся. Ну, поправите. Beh, mi sembra che il morale sia sufficientemente alto. È come un diniego. Sì, soltanto pochi giorni fa era attivo, forte, sano. Non può ammettere che si aggraverà. E non si può fare niente per salvarlo. Forse noi... Se ora vuole scusarmi, ho degli impegni amministrativi. Il dottor Andreev completerà il giro dei pazienti con lei. Da, cara. Certo. Dottor Gale, immagino che le interesserà vedere questo paziente. Questo è il vigile del fuoco Mashenko. Ha subito i tipici danni dei raggi gamma. Potrei fargli una domanda? Ma certo. Voi можете поговорить. Signor Mashenko... Quando era sul tetto, per spegnere l'incendio, ha capito che cosa succedeva? Che non era solo un incendio. Quando ho visto bruciare il nocciolo del reattore. Ma è rimasto sul tetto. Perché? Era il mio dovere. Sono un vigile del fuoco. Caro Show Mashenko. Доктор, подождите! Volete scusarmi un momento solo? Questa è la prima volta che abbiamo così tante vittime di radiazioni. I sintomi sono molto differenti da uno all'altro. Ma Mashenko è candidato per il trapianto? Pensiamo che il trapianto sia una buona idea, ma il problema è la compatibilità dei tessuti del donatore. L'ideale sarebbe un fratello, una sorella. Ma purtroppo lui ha soltanto un fratello ed è qui. Anche lui colpito dalle radiazioni, anche lui candidato per un trapianto. Un problema è che dobbiamo classificare l'HLA al più presto. L'altro è l'analisi del conteggio delle cellule ematiche. Voi lo fate manualmente, no? Le assicuro che è molto preciso e attendibile. Però è lento. E posso far arrivare un calcolatore automatico di cellule ematiche che fa questo lavoro molto rapidamente. Inoltre, ciò che voglio richiedere è che mi raggiungano altri 3 specialisti. Chi?
Il primo è Paul Terasaki, è il più grande esperto al mondo dell'HLA. Il secondo un mio collega all'Università della California, Dick Champlin, ha una vastissima esperienza nel campo dei trapianti. E il terzo? Piotr Klassen. Ha sviluppato una tecnica per impedire il rigetto del trapianto, ma forse ci sarà un piccolo problema per lui. Quale? È sudafricano. Он разработал такую технику. Come sa, voi non avete relazioni diplomatiche in Sudafrica. Forse non dobbiamo fare in fretta. Meglio aspettare. А может не стоит торопиться? Non abbiamo tempo. Не хватает времени. Андреев, chi conosciamo al Ministero degli Esteri? Popov, Umaski. Faccia venire i suoi due colleghi, dottore. Per il sudafricano ci vorrà un po' più di tempo. Per favore, entrate nell'albergo e aspettate un momento. Prendo i bagagli, poi mando il camion all'ospedale con tutto quanto il resto. Victor, si ricordi che ci sono 21 scatoloni di attrezzature tecniche. Beh. 21, non deve toccarli nessuno finché non arriviamo noi. Bene, bene, non preoccupatevi, vi raggiungerò. Come si usa dire, benvenuti a Mosca. lieto di rivedervi. Dove hai le caramelle? Non le ho in tasca. Sarai di grande aiuto, Dick. E nel resto dell'Europa, che cosa sta succedendo? La nube si è spostata. È andata a ovest, verso la Germania, la Polonia, la Francia e poi a sud, verso l'Italia. E c'è un embargo di verdure, latte e carne in tutta l'Europa centrale. Hanno abbattuto migliaia di renne nella Lapponia. Ci sono notizie contrastanti su quello che sta succedendo qui. E quanti sono i candidati per un trapianto? È difficile dirlo. Ci trasferiscono continuamente dei pazienti da Kiev. Direi che forse sono da 20 a 40. Come sono le attrezzature cliniche? Dovremmo essere flessibili. La tecnologia è inadeguata, ma per intuito e abilità sono davvero notevoli. Conoscerete la dottoressa Petrovna. Non so in che occasione, ma si è fatta una grande esperienza nelle radiazioni. Forse in altri incidenti nucleari? Ma perché no? Forse ne abbiamo avuti anche noi che Washington ha taciuto. Questo è l'analizzatore del sangue. Это анализатор крови. Il campione del sangue. Образец крови. Nella macchina. В анализатор. Avviare il programma. Нажмите кнопку. Пустите программу. Скажите, пожалуйста, сколько образцов можно отработать за один час? Voglio sapere quanti campioni di sangue possono analizzare in un'ora. Più di 500 campioni. Более 500. Невероятно. È molto stupita, perché loro ne analizzano solo sei. Dottor Gay, dottor Gay. Le prego di scusare il mio inglese. Sono sotto effetto di una dose di forte calmante. Dottor Vatishenko, mi hanno detto che lei è stato uno dei primi a recarsi sul luogo dell'incidente. Temo di essere restato troppo a lungo vicino al reattore. Lì c'erano le radiazioni di più di 500 barre. Ora ho i classici sintomi di una sindrome da radiazione. Vesciche ed herpes da virus. Le gengive infettate dalla candida. La pelle si sta squamando e ho diarrea con sangue. Mi danno dosi massicce di morfina. Ma il dolore naturalmente aumenterà. Lei è uno specialista di trapianti del midollo. Sì, è così. Temo di non essere un candidato per il trapianto. Dovrò morire. Senta, se lei mi permette, dottore, c'è una domanda che vorrei farle. Certo, dica pure. Negli Stati Uniti d'America ci sono delle persone che si chiedono se fare affidamento sull'uso dell'energia nucleare sia cosa ragionevole. Certamente, ce la poniamo questa domanda, certo. Bene. Allora, è possibile che tutto questo potrà servire a qualcosa, forse. Ormai non c'è più il rischio di poter essere contaminato da me, dottore. E mi piacerebbe tanto vederla in faccia. Senz'altro. È un piacere conoscerla. Anche per me.
Salve, Elena. No, non riesco ancora a parlare con la direzione del servizio evacuazione. Sei tornata alla clinica? Ma certo. Cosa hanno detto? Niente. C'era una fila lunghissima e quando è toccato a me mi hanno dato un appuntamento fra due settimane. E nessuno voleva starmi vicino. Erano spaventati perché gli ho detto che venivo da Chernobyl. Metti che ci sia qualcosa che non va nel bambino. Nessuno vuole dirmi niente, capisci? Elena, a Kiev stanno diventando matti. L'annuncio ufficiale è non comprate latte, carne e verdure. Sai che cosa hanno tentato di vendermi? Verdure fresche. Gli ho detto, ho in casa due figli e una donna incinta di Pripyat. Voglio solo roba in scatola. Sai quelli qui sotto che hanno la radio a onde corte? Ah, sì, sì, Sonia e suo marito. Hanno sentito una stazione occidentale. Dice che c'è pioggia radioattiva ovunque. Vuoi sapere una cosa? C'è un tizio in via Koncharov, vende vodka. Dice a tutti che è un fatto scientifico, che se si beve alcol si elimina con la pipì la radioattività. Ti assicuro che ha un sacco di clienti. E rispondo io. Pronto, Lobatova? Sì? Sì, 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 è qui. Rispondi. Pronto? Sì, sono io. Sì, il sergente Valeri Mashenko, corpo dei vigili del fuoco. Ospedale numero 6. È a Kiev? Mi scusi? No, 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 ho capito. Grazie, grazie. È a Mosca. Attenzione, treno. Treno per Mosca partirà tra due minuti dal binario 3. Attenzione, treno. Il treno per Minsk partirà tra due minuti dal binario 3. Attenzione, il treno proveniente da Vladivostok arriverà tra 10 minuti al binario 11. Il treno proveniente da Vladivostok arriverà tra 10 minuti al binario 11. Grazie. Stai bene? Hai saputo qualcosa del treno per Mosca? Oh, forse ci vorranno delle ore. Meno male che hai un biglietto. È una cosa fantastica. Il governo dice che tutto va bene qui e a Kiev non c'è pericolo. Dovrebbero venire a vedere. Tutti vogliono andarsene via. E non gli importa dove. È un ottimo antibiotico. Sì, lo conosciamo anche noi in Unione Sovietica, ma è molto, molto difficile trovarla. Non si trova ed è molto costoso. Adesso l'avete, no? Non sto, ho bisogno assolutamente di una centrifuga. Non posso lavorare. Se questo imbecille continua a non capire che se non mi dà tutti gli strumenti che mi servono, mi ostacolano continuamente. Io non posso continuare. Piotr, calmati. Basta così. Dottor Yuri Andreev, lui è il dottor Piotr Klassen. Dottor Klassen, è un grande onore per me conoscerla. Contiamo molto sulla sua assistenza tecnica. Come diavolo riuscirò a fare il mio lavoro se non riesco ad avere una centrifuga? Me lo sai spiegare tu? Dai, esce centrifuga! Non è четвертом этаже! Io уже ему показал! Пусть идет туда! Dice che c'è già una centrifuga al quarto piano. È un pezzo di antiquariato! Mio padre non riuscirebbe a prepararci il brodo. Ах ты баран! Есть же новая центрифуга на шестом этаже! Пусть идет туда! Ce n'è anche una nuova, che però si trova su, al sesto piano. D'accordo. Sì. Certo! Però io sto lavorando al quarto piano! Non si possono portare le provette su e giù per due piani e riuscire a conservare le condizioni ottimali di sterilità. Ma poi snegremo in Africa da La centrifuga al sesto piano deve essere portata nel laboratorio del dottor Klassen al quarto piano. No, четвертый этаж. Ну как же там дверь-то, во, узенькая. La porta è troppo stretta. Ma come è potuta entrare nella stanza a suo tempo? Так вы перевезли ее вначале. А так нормально. Поставили центрифугу, потом это стены, потом крышу, порядок, работа. C'era la macchina. E poi hanno fatto il muro attorno. Senti, questa gente sta ascoltando ogni parola Ehi, che dico. Piotr! Io sono convinto che ci siano dei microfoni nella mia stanza d'albergo. E già tanto si riescono a fare il servizio in camera. Perché non ci pensi? Bob, voglio avvertirti che se non avrò la mia centrifuga me ne andrò da questo posto. Aspetta un momento. Ho Aspetta. Una quantità di lavoro che dovrei sbrigare a Città del Capo. Ancora Opa, malazzi! Давай, 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 io сюда. Давай, давай, контур, контур, контур. Давай, ребят, вытаскивай. Ну давай, девоньки, быстренько прибрали. Ну что, добился своего? Вот тебе твоя центрифуга, вот тебе твой четвертый этаж. Все, давай, пошел я. Quarto piano. Andiamo. А
ad una cooperativa agricola le casse di prezzemolo, di Ravanelli e di Lattuga non vengono portate al mercato. La loro vendita è stata vietata. I tedeschi occidentali temono che perfino i prodotti freschi, la cui vendita è autorizzata nei loro mercati, siano stati contaminati dalla pioggia radioattiva caduta 2 settimane fa. Dottor Gale! Scusi, lei è un medico americano, è uno specialista. Sì, infatti. Ha conosciuto mio marito, Valery Mashenko? Oh, sì, infatti, è così. E come sta adesso? Sta un po' meglio. Senta, è abbastanza grave, ma stiamo facendo tutto il possibile. Non so esattamente quando potrà tornare a casa. Che cosa c'è? Si deve registrare. Vuole dire a questa donna che il marito della signora Mashenko è un nostro paziente e che lei ha bisogno di informazioni? È necessario che si registri. Solo un momento. Signora Mashenko, facciamo il possibile per suo marito. Deve stare tranquilla. Grazie, signore. Grazie, dottore. Non scordi, signora Mashenko, che deve restare da questa parte della plastica. Deve essere una visita breve. Stai bene? Sì, sì, io sto bene. Anch'io. Sto bene. Hai il vomito al mattino. È passato. Ti ho portato del cioccolato. Sto a Kiev adesso. Hanno trasferito quelli che vivevano intorno alla centrale in un raggio di 30 chilometri. Non so dove siano finiti i miei nonni, ma sono certa che stanno bene. Ci sono voci di ogni genere a Kiev. È pazzesco. Dicono che i bambini saranno mandati in colonia in anticipo quest'anno. E non hai visto che c'è Alec? No. Vai a salutarlo. Alec. Ciao. I ragazzi della squadra di calcio mi hanno chiesto di te. Mi hanno telefonato a Kiev. Sì. E hanno fatto la partita di ritorno contro il Gomel. Immagino di no. Uno di loro ha detto che aspettano il tuo ritorno. Chi? Non ricordo come si chiama. Ha detto che gioca da ala sinistra. Già, Volodya. Ritornerò presto a trovarti. Ehi, devi lavare la mia maglia del calcio. Ho visto il dottore americano. Se l'hanno chiamato qui, deve essere molto bravo. E certo potrà aiutarci. Mi dispiace. Gli americani sono molto progrediti. Mi dispiace, ma adesso devi andare. Andrà tutto bene, vedrai. Torna presto. In base al conteggio dei globuli preparato dai nostri colleghi stranieri, riteniamo che per tuo marito e per suo fratello occorra il trapianto midollare, anche se nessuno in famiglia può fare il donatore. Questo è un problema. In questo caso esiste una certa possibilità che fallisca. C'è un rischio, sì. Vorrei parlarne col dottore americano. Mi è consentito? Sì.
Ci sono altre complicazioni. Ustioni per il vapore e inalazione di particelle radioattive. Inoltre dovremo servirci di un donatore non del tutto compatibile. Non deve spiegarglielo in russo? Oh, no, no, grazie, capisco bene. Ma, dottore, cosa consiglierebbe lei? Io sono d'accordo con lui. È meglio tentare il trapianto. Dottore, senta, mia moglie. Sì, verrò a trovarla nell'orario di visita. No, aspetta, un figlio, ha capito. Voglio sapere se non è pericoloso venire qui all'ospedale. Non si deve preoccupare per questo. Non mi prenda in giro. Mi dica se le maledette radiazioni possono uscire da me e nuocere al bambino. L'abbiamo controllata attentamente. Non gli succederà niente, glielo prometto. Mikhaila Kirovich, vieni fuori! Lo sappiamo che sei lì! Vieni fuori! Non riesco a trovarli da nessuna parte. Fammi provare. Zio Misha, sono Marfa Klebanova. Sono la nipote del tuo cugino Fyodor di Gomel. Per favore, sta attento! Non mangiare la lattuga, hai capito? Neanche le fragole e tutto quello che è stato esposto alla polvere venuta giù dal reattore. È tutto avvelenato. Ti ho lasciato del cibo in scatola. Dai a sentire. Se Dio avesse voluto che le fragole fossero un veleno, pensi che le avrebbe fatte così belle? Ecco. Guarda. Matura, dolce e succosa. Però, d'altro canto, qualche volta Dio è un pochino sbadato. Quest'anno è con un senso di disperazione che i Lapponi radunano le renne, da secoli la loro principale fonte di reddito, per portarle alla macellazione d'autunno. Dei primi 1000 capi macellati qui, nella Svezia settentrionale, 970 erano gravemente contaminati dalle radiazioni, conseguenza diretta delle piogge radioattive provocate dall'incidente di Chernobyl. Siamo fieri di quello che abbiamo portato qui. Stupiamo i russi con ultimi farmaci e tecnologie avanzate, ma continuiamo a perdere pazienti. Devi aspettartelo, Bob. Tu non sei Dio. Quei pazienti sono estremamente gravi. Non ci sono precedenti per i problemi che affrontiamo ogni giorno. Gli dai una possibilità, Bob. Non puoi fare di più. Avanti, chi arriva primo all'hotel? Dottor Gale, mi scusi, dottor Gale, posso parlarle un momento? Io sono George Castle, Observer di Londra. Ecco, capirà che certamente non vorrei posso. Vorrei poter parlare con lei solo per un momento. Mi dispiace davvero, ma non ho niente se da dire. Se non parla con la stampa, darà adito a una serie di dicerie. Lei può sapere ogni cosa
dalle fonti ufficiali. Ah, non faccia l'ingenuo. Sa che dalle fonti ufficiali si ottiene solo aria fritta. Quanti decessi ci sono stati? Il reattore continua a sputare veleni radioattivi. Lei deve capire che io non posso. Dove cade la pioggia radioattiva? E quale conseguenza a lungo termine? Tumori, difetti congeniti? Mi spiace, ma non posso permettermi. Non può permettersi di tacere. Mi spiace. Se voi dottori continuate a rifiutare interviste, sa che cosa succederà? Noi della stampa dovremo arrivare alla conclusione che lei, dottor Gale, sta complottando con i russi per mettere a tacere l'incidente. No, questo è impossibile. È fuori discussione, è inaudito. Ma perché? Ma una conferenza stampa con i giornalisti che improvvisano domande. Guardi che succederà comunque. Giornalisti occidentali hanno già tentato di bloccarmi davanti all'hotel. E anche i miei colleghi. È imbarazzante per noi e per il vostro governo. Rispondere a domande senza avere prima una linea prestabilita. Dobbiamo dire la verità. Oh, sì, ma dottor Gay, rifletta. Ammetta che lei, del tutto inavvertitamente, dica delle cose che il governo sovietico non ha ancora annunciato o ammesso. Qual è la nuova politica che Gorbaciov ha presentato? Glasnost. Me lo traduca. Trasparenza. Trasparenza. Ma sì, ma... Stia a sentire. Non si può bloccare la frontiera né la pioggia radioattiva né le notizie. Terasaki, Champlin e Klassen fra poco ripartiranno. Giunti all'aeroporto di Francoforte, i giornalisti li assaliranno. Sarà inevitabile. Non sarebbe meglio per il governo sovietico organizzare una conferenza stampa ufficiale qui, a Mosca? Non c'è lacrimazione. Molto bene. Con trasfusioni, antibiotici e agenti antivirali, penso che il maggiore Shevchenko abbia ottime possibilità di sopravvivere. Хороші новості. Va molto bene. Yeah. Lei potrà guarire. Я надіюсь. Спасибо. Спасибо. Спасибо, доктор. Cosa c'è? Una telefonata dal suo hotel per lei. Di mia moglie? No. Del dottor Armand Hemmer. È a Mosca. Bene, Bob. Come sta? Salve. Allora, come va? Beh, siamo tutti qui. Terasaki e Klassen stanno lavorando solo. Lo so. Ecco. Sono io che pago i conti. Bene, quali sono i risultati? Forse riusciremo a fare una dozzina di trapianti, ma è un campo sconosciuto. Va bene. Penso di fare un salto all'ospedale per vedere tutto. Stavo proprio per dirle che deve venire a vedere. Già. Dottor Hemmer. Dica, cosa c'è? Parli. Una comunicazione proveniente dal suo ufficio. Il Ministero della Sanità per la sua richiesta di visitare l'ospedale numero 6. Certo. Gli dica che prima devo andare a controllare l'esposizione, che arriverò soltanto verso le 2. Sembra che ci sia un problema. Hanno respinto la sua richiesta. Hanno spiegato di averlo fatto per motivi umanitari, preoccupati per la sua salute, considerando, hanno aggiunto, la sua età avanzata. Chiami subito quegli imbecilli al telefono! Dottor Hemmer, forse se noi... Gli dica che sono un medico, che sono venuto qui la prima volta nel 22 per combattere un'epidemia di tifo. Sto lavorando a questo progetto da settimane e sto pagando ogni apparecchio, ogni farmaco che arriva in questa nazione. Se pensano di non farmi entrare nell'ospedale numero 6 dopo tutto quello che ho fatto per loro, mi piazzerò davanti alla porta del loro ospedale finché non mi faranno passare. Pronto? Devo parlare urgentemente con il ministro. Bisogna trattarli in questo modo, mi creda. Le vecchie abitudini burocratiche sono difficili da cambiare. Prenda la sua proposta di conferenza stampa. Ne è al corrente? Ha parlato con Viktor Vasilichov? Gliel'ha detto lui? Sì. Sono in atto dei cambiamenti molto interessanti al vertice del Cremlino. C'è ancora un tiro alla fune per il controllo del paese tra Gorbaciov e quelli della linea dura. Ora, se quell'uomo è veramente intelligente come io credo, non vorrà seguire la tradizione del Cremlino di nascondere la verità, no. Si servirà della necessità data dalla situazione per avviare un'apertura. Bene, lui parlerà alla televisione stasera e mi dicono che dovrà esserci una conferenza stampa nei prossimi giorni. L'Unione Sovietica ha trasmesso un filmato della zona intorno a Chernobyl. Le immagini vorrebbero dimostrare che i danni non sono tanto estesi quanto dichiarato dalle agenzie di stampa occidentali. Questo filmato, che non dissipa i gravi dubbi sulla minaccia che Chernobyl costituisce per l'umanità e per l'ambiente, è stato trasmesso dopo il discorso del signor Gorbaciov di ieri sera. L'ha sentito ieri sera? Sì, l'ho sentito. Ha tralasciato qualche cosa, il nostro compagno Gorbaciov. È stato molto attento a non dire niente sull'uso dell'energia nucleare. No, non l'ha detto. Niente sull'effetto della fuga di radioattività dal reattore 4 sugli uomini, sulle donne e sui bambini di tutta quanta l'Europa. E per parecchi anni
Quanti altri casi ci saranno di cancro, di leucemia e di malformazioni? E il terreno? Loro diranno che il suolo è sicuro, ma diranno una menzogna. Il cerchio avvelenato si allargherà. È difficile determinare queste statistiche. Dottor Gay, mi sono reso conto che questo non è un ultimo ammonimento. Dottor Gay, Mary Plough del Daily Mail di Londra. Voglio ringraziarla di aver rubato tempo al suo lavoro per fornirci queste informazioni indispensabili. Dopo tutto quello che ha visto qui a Mosca, quali sono a suo avviso le lezioni che il mondo ha imparato da questa catastrofe di Chernobyl? Bene, Mary. Probabilmente mi pentirò di ciò che sto per dire, ma occorre vedere quello che è successo nelle ultime settimane in un contesto più vasto. Ci siamo occupati di un incidente relativamente piccolo, ma anche con una collaborazione internazionale la nostra capacità di intervenire è stata limitata. Qualsiasi reazione ad un uso premeditato di armi nucleari sarà inadeguata. Quelli che sono convinti che le vittime di una guerra nucleare possono essere curate si sbagliano, e questo dobbiamo ricordarcelo. Per l'umanità Chernobyl dovrebbe essere un monito. Grazie. Trisha Anderson di Washington. Dottor Gale, questo incidente non è ben più grave di Hiroshima e Nagasaki messi insieme? E non è un classico esempio dell'assoluta noncuranza dei sovietici nei confronti della vita umana? Ecco, ritengo inopportuno da parte mia. A questo potremmo rispondere più tardi, perché adesso voglio informarvi che ho appena ricevuto una telefonata del signor Miesmietnik del Ministero degli Esteri, il quale mi ha detto che il signor Gorbaciov vuole vedere il dottor Gale e me al Cremlino oggi stesso. Il signor Dobrynin mi richiamerà per organizzare l'incontro. Grazie. Vediate questo, dottor Emmer e dottor Gale. Ad женщина из Нью-Йорк. E di una signora di New York. Она пишет не такая богатая, как доктор Хаймер. Scrive che non è ricca quanto il dottor Hammer, ma ha mandato $5. Вот от другой женщины. E da un'altra signora americana. $10. $10. Очевидно, она богаче, чем Пьер. A quanto pare, è più ricca della prima signora. Видите? Vedete. Le persone di tutto il mondo si preoccupano della nostra situazione. Come mai il vostro governo si comporta in maniera così irresponsabile? Sembra che tragga piacere dalla nostra tragedia. United Press, la vostra United Press International, 2000 persone morte a Chernobyl. New York Post. Il vostro New York Post. Signor segretario, è spiacevole che compaiano questi articoli. Come lei sa, nel nostro paese la stampa è libera di pubblicare tutto quello che vuole. Nel bene o nel male. E il governo non la controlla. No, господин George Schultz. Ma il signor George Schultz, il vostro segretario di Stato, il vostro presidente Reagan, ci accusano di aver deliberatamente sottovalutato il numero delle vittime. Io vi dico che questa montagna di bugie è stata fatta per distogliere l'attenzione dalle azioni militari americane nel Persico Zalivie e in Signor segretario generale,
Io credo che nessun americano abbia piacere alla disgrazia del vostro popolo. Ma se ci fossero state relazioni attendibili... Da, vi snezze, sto vas presidiente. Sapete che il vostro presidente sta creando un pericolo per il mondo? Vasci sviosni voi. Il progetto Guerre Stellari. Sto buis lucina, si resli Chernobyl, nacca disli a che cosa sarebbe successo se Chernobyl si fosse trovata nello spazio? Se voi manderete la vostra iniziativa di difesa strategica nello spazio, dovremo fare attentato. Una snet vibora. Non avremo scelta. Може бути, хтото скачет, вашему правительству. Forse qualcuno vorrà informare il vostro governo. Sì, forse qualcuno lo farà, signor segretario generale. Vedete noi, questa atomica avaria... È per un incidente nucleare che noi siamo qui. Lei, il dottor Gale ed io. Ma esistono delle domande più importanti. Possiamo approfittare del dialogo aperto tra di noi per poter rispondere. Qualcuno deve parlarne con il vostro governo. Premier Gorbaciov, ho due grandi desideri nella mia vita. Uno è la cura per il cancro. L'altro è la pace mondiale. Lei è il leader sovietico che giudico più abile e realistico dopo Lenin. E quello più portato a conseguire questa pace. Io penso, anzi spero, che lei e il signor Reagan onorerete le vittime di Chernobyl arrivando a questo accordo. Io ho 88 anni ormai e non mi resta più molto tempo. Però io sono giovane, posso aspettare di più la pace. Allora, Bob, è riuscito a riposarsi per 3 settimane al sole di Los Angeles? Non proprio. Ho avuto un bel po' da fare con i miei pazienti americani. E come stanno? Circa il 50% di successi nei trapianti. Io sarei felice se qui fosse così. Ci sono stati altri morti? 3. 5 o 6 sono imminenti. Come stanno i non trapiantati? E quel maggiore... Cherchenko, sta andando bene, sì, potrà ritornare a Kiev fra 2 settimane. E i fratelli come stanno dopo il trapianto? Il giocatore di calcio. Bene, bene, tornerà a fare centravanti. Bene. E suo fratello Valeri? No, lui... l'altro ieri. E ai nostri colleghi americani, il nostro rispetto, la nostra ammirazione e la nostra gratitudine. Grazie. Друзьям, agli amici, Kaliegam, ai colleghi, здоров'я і щастя, salute e felicità. Спасибо. E ora, per festeggiare la nostra amicizia e la nostra collaborazione, ho portato per voi una vera novità americana. Nelle attrezzature tecniche e scientifiche. Io me la provo. È bellissima. Grazie, grazie. E ce ne sono delle altre, eh? Tieni. Mi sta bene, no? Dottor Gale. Sto preparando adesso il rapporto preliminare per la conferenza internazionale di Vienna sull'energia atomica. Mancano ancora 2 mesi. Sì. Qualcuno ha deciso, qualcuno sulle altissime vette del Politburo, che un rapporto completo, sincero e attendibile su Chernobyl deve essere presentato alla comunità scientifica. Ah, è una buona notizia. Completo, sincero e attendibile. Così si usa ora. Voglio che lei si renda conto che noi e io sono davvero molto riconoscente per l'aiuto degli americani, per la comprensione e per le macchine che sono nuove per la medicina sovietica. Adesso posso fare una valutazione dei trapianti midollari. Bene, pare che
In soli 2 casi avrà successo. Sono ancora vivi in 4 su 13. La prego. È difficile per me. Dovrò riferire a Vienna che il trapianto non è un fattore principale nel quadro clinico. Io non... C'è anche chi sostiene che il trapianto possa diminuire la possibilità di sopravvivere. Deve ammettere che è una tesi illogica e non scientifica. Tutti i trapianti erano così gravi da essere considerati terminali, come Mashenko. Non potevano sopravvivere senza un trapianto. Tutto questo è stato discusso. Ed è anche l'opinione generale di tutti gli esperti del campo. Non mi importa un bel niente delle opinioni generali. Lei cosa ne pensa? Per favore. Lei ci crede? Gale, per favore. Siamo colleghi, lei e io. So com'è la medicina in Occidente. Il trapianto del midollo spinale è molto importante per lei. È la sua specializzazione, la sua vita. Non mi importa del trapianto midollare in sé. Non voglio dimostrare la validità di una tecnica. Voglio solo salvare vite. Sarà meglio non aggiungere nient'altro. Cosa c'è? Cosa sta succedendo? Va tutto bene. Questa signora la conosco io. Venga. Ok, è tutto ok. Spasiba. Signora Mashenko, le mie più sentite condoglianze. Per favore, vorrei poter parlare con lei soltanto per un momento. Ma certo. Troviamo un posto tranquillo dove parlare. Venga. Mi dica. Dottor Gale, a Kiev per una settimana nessuno ha voluto parlare con me. Era come se avessi una malattia contagiosa. Ma qui, all'ospedale numero 6, sono molto gentili. Oggi mi hanno già mandata all'istituto di maternità ostetricia e anche di ginecologia. Ho capito, sì, sì. Hanno detto che tutte le gravidanze di Kiev vengono seguite attentamente. Ci sono nuove regole per abortire, dato il pericolo delle radiazioni. Hanno spiegato che c'è molto pericolo di malattie mentali nei feti da 8 a 15 settimane, come nel mio caso. Ci sarà un aumento del 50% di nascite di bambini ritardati e mongoloidi. Hanno detto che spetta a me scegliere. Un'infermiera dell'istituto mi ha consigliato di abortire. Il segretario del partito di Kiev è venuto da me. Mi ha detto che il mio Valery si è comportato da eroe. La sua fotografia è sulla Pravda. Ma questo è tutto ciò che mi è restato di Valery. Ha detto che lei è un grande specialista, che è famoso in America. Io voglio chiederle, per favore, il rischio è troppo grande. È la verità che tutti i bambini che nasceranno avranno dei difetti congeniti. Senza l'incidente, le probabilità di partorire un bambino con difetti congeniti era di 1 su 1000, capito? Ora stanno dicendo che questa possibilità aumenterà del 50%, il che vuol dire 1,5 su 1000. È chiaro? Credo di sì. Ok. Però lei deve capire anche che non lo sappiamo. Perciò la sua decisione deve basarsi sul suo coraggio di accettare le 2 possibilità. Io
Io continuo a fare questo sogno sul reattore numero 4 di Chernobyl. È come in quel vecchio racconto di Baba Yaga. Ecco, proprio in mezzo alla palude c'è la casa della strega. È nel bosco, con le zampe di gallina. E va in giro, e va a inghiottire gli uomini e i bambini. E poi se li mangia tutti quanti. Vede, adesso mi è tutto chiaro. Baba Yaga si è portata via Valeri, mio marito. Non le permetterò di prendere anche il mio bambino. Dottor Gale, la ringrazio. La ringrazio per averci aiutato. Buona fortuna. A lei e al suo bambino. Andrà tutto bene. Mikhaila Kirovich, finalmente l'ho trovata, vecchio testone. Non si può più nascondere adesso, deve venire con me. Lo lasci stare. Senta, non ignò i miei ordini, devono partire tutti, nessuno può restare qui. Su, non faccia finta di non sentirmi. Si decide a venire via oppure dovrò portarla in braccio? Certo che dovrà portarlo. È morto. L'avevo avvertito. Gli avevo detto che era pericoloso. Sono state le radiazioni. Cosa viene a raccontarmi? Avevo 81 anni. Aveva già avuto 2 infarti e ne ha avuto un altro. Se ne stava lì sulla sedia, a guardare i campi. Guardava crescere le piante. Gli scienziati americani prevedono fino a 40.000 decessi per cancro nei prossimi 50 anni. Nel 1988 altri 200.000 sovietici furono evacuati dalle città dell'Ucraina e della Bielorussia. Il nocciolo del reattore continuerà ad essere pericoloso per più di 7 miliardi di anni. Si ignorano tuttora tutte le eventuali conseguenze di Chernobyl. Come vede, il sarcofago di cemento per contenere le radiazioni è in fase di costruzione. Dovrà restare là per diverse migliaia di anni. Tutti gli altri reattori dell'Unione Sovietica sono ancora in funzione? Sì, dicono che non può capitare un'altra volta. Hanno eliminato ogni possibile rischio. Se ci sarà un altro incidente nucleare, succederà da qualche altra parte. Ora nessuno ci abita in un raggio di 48 chilometri. E si parla di allargare questa zona. Tutta la Bielorussia, forse. Isolare 134.000 chilometri quadrati per 10.000 anni. Il doppio di quanto hanno resistito le piramidi in Egitto. Mio Dio.